Certi momenti per loro era meglio, pensavano, fosse meglio fare quella scelta. Nel libro dei giudici, dunque per giudici non si intende qui quelli che amministrano la giustizia, ma erano dei personaggi che nel corso della storia, prima che diciamo si formasse il regno, prendevano il comando nei momenti di particolare difficoltà, eccetera, quindi diventavano i comandanti in capo delle forze di Israele. Allora, nel libro dei giudici, nel capitolo 11, si parla del giudice Jefte, che sta combattendo contro appunto questi popoli confinanti, gli Ammoniti, i Moabiti, eccetera. E nel versetto 24 dice, sta parlando con il re degli Ammoniti, il suo avversario, e gli dice: le terre di cui il tuo Elohim Chemosh ti ha fatto entrare in possesso, tu le tieni, così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, il nostro Elohim, ci ha fatto possedere. Allora, il comandante in capo delle forze di Israele si rivolge ai nemici e dice: il vostro Elohim, che si chiama Chemosh, vi ha dato quelle terre e voi le tenete, bene. Il nostro Elohim, che si chiama Yahweh, ci ha dato queste terre e noi ce le teniamo. Stessa cosa, nessuna differenza. Non è che dice: a noi le terre le ha date Dio, a voi le ha date uno che non sappiamo neanche chi è. No, 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 no. Li mette esattamente sullo stesso piano, proprio come erano. Erano due piccoli Elohim, perché questi si combattevano per dei fazzoletti di terra, cioè per dei territori che erano più piccoli di una regione italiana. Di una regione, non della nazione. Arrivo subito. I loro comandanti, quelli alti, erano quelli che si occupavano dei grandi imperi, l'Egitto, Assiria, Babilonia, Ittiti, Estremo Oriente Asiatico, Centro Sud America. Questi qui, loro, erano dei piccolissimi Elohim che si combattevano in un piccolo territorio per strapparsi l'un l'altro dei fazzoletti di terra. E questo qui, quando discute, dice: beh, il vostro che si chiama Chemosh vi ha dato, vabbè, tenetevele. Noi ci teniamo quelle che ci ha dato lui. Nessuna differenza. Nessuna differenza. Queste cose qui sono scritte, come vedete, nelle Bibbie che abbiamo in casa. Sono chiarissime. Sono chiarissime. Per non capirle bisogna non leggerle. Perché se uno legge con un po' di attenzione le capisce. E si capisce bene chi era questo qui. Se, ultimamente è capitato un paio di volte di dire, se voi prendete una cartina geografica che va dalla Grecia sino all'India, in bianco e nero, e poi colorate i territori che lui è riuscito a conquistare nell'arco di 3 secoli, quindi un pezzettino della terra di Israele, e colorate i territori che Alessandro Magno ha conquistato in 3 anni, capite la differenza tra Alessandro Magno e lui. Alessandro Magno in 3 anni è andato dalla Grecia all'India fino all'Egitto. Ha conquistato tutto il mondo conosciuto di allora. Lui, perché lui non poteva conquistare di più, perché i suoi non gliel'avrebbero mai permesso. Mai. Lui doveva starsene lì, buono buono, e combatteva con gli altri. Che gli altri fossero, uno si chiamava appunto Chemosh, l'abbiamo appena letto, un altro si chiamava Milcom, un altro si chiamava Baal Peor, un altro si chiamava Baal Zafon, eccetera, eccetera, eccetera. E che questi qui fossero dei, appunto, governatori locali, eccetera, lo sapeva anche il saggio Salomone, il quale saggio Salomone, essendo saggio e sapeva bene che Yahweh poteva esserci oggi e domani non più, aveva eretto dei luoghi di culto anche a Milcom e a Chemosh, cioè ad altri due piccoli Elohim che erano lì sullo stesso territorio. E quindi Salomone sapeva bene che era meglio tenerseli buoni, perché non si sa mai. Oggi abbiamo Yahweh, ma domani non ce l'abbiamo più. Arriva quell'altro, e se quell'altro è troppo incazzato con noi, quindi teniamoceli buoni. Questo facevano. Per cui o pensiamo che anche Salomone fosse... cioè tutti fuori di testa dovevano essere, tutti. Invece no, nessuno era fuori di testa. Questo era il capo di questi, lui era uno di questi... quelli che seguivano lui sapevano bene che lui era uno di questi, e tutto è logico, non c'è bisogno di inventare nulla, tutto è coerente. La Bibbia ci racconta quella storia lì, non un'altra. E che questi fossero tanti,
No, anzi, vediamo una cosa. Nel capitolo, adesso ve lo leggo di qui perché mi è più comodo, queste sono le traduzioni della Conferenza Episcopale Italiana, quindi. Nel capitolo 18 della Genesi c'è Abramo che è seduto alla sua tenda, vede arrivare tre, dice la Bibbia, Anashim, che è il plurale di Ish, che vuol dire individui maschi. Li vede, arrivano a piedi, camminando, tant'è che arrivano sporchi, affamati, assetati, lui li invita a fermarsi da lui, mangiare, bere, lavarsi, ristorarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Al versetto 13 scopriamo che uno di questi tre, che forse puzzavano di sudore, è lui. Al versetto 13, Yahweh disse ad Abramo, uno dei tre che mangia, beve, si lava i piedi, scritto tutto in Genesi capitolo 18, non lo leggo tutto per motivi di brevità, ma lo potete leggere voi a casa. Allora, si ferma a parlare con Abramo, gli altri due partono e vanno a Sodoma, perché devono andare ad avvertire il nipote di Abramo, Lot, che lui con la famiglia deve abbandonare quella città, perché quella città con altre quattro il giorno dopo verrà rasa al suolo. Questi due vanno, anche qui la faccio breve, rischiano di essere aggrediti, Lot riesce a salvarli, questi due sono chiamati Malachim, cioè angeli, nel senso che vanno, sono chiamati giustamente Malachim perché vanno a portare degli ordini, quindi svolgono la loro funzione di. Quindi rischiano di essere aggrediti, quindi di essere linciati, Lot riesce a salvarli, poi Lot appunto con la famiglia esce e se ne va. Il giorno dopo arriva un fuoco dal cielo che azzera cinque città. Quindi la storia di Sodoma, Gomorra, eccetera, eccetera, eccetera. Altre sono Adma, Zoar e Bila. Allora, che cosa è successo lì? È successo che nelle lotte tra gli Elohim queste città stavano cambiando alleanza, cioè stavano cambiando alleanza militare. Se voi leggete il capitolo 14 della Genesi vedete che parte di questi territori, c'è scritto proprio chiaramente, erano sotto controllo dei signori di Sumer. Quindi nella Bibbia si dice che parte di questi territori per molti anni sono stati sotto il controllo dei territori di Sumer. Stavano cambiando alleanza. Allora si decide di azzerarle. Purtroppo la Bibbia ci dice solo che è arrivato fuoco dal cielo e le città sono state annientate immediatamente. Se avessimo uno di quegli 11 libri che vi dicevo prima che è scomparso, si intitolava Il libro delle guerre di Yahweh. Probabilmente è stato fatto scomparire perché era troppo esplicito nello spiegare come Yahweh combatteva. E quindi non poteva essere corretto, quindi era meglio. E l'hanno quindi reso non disponibile, non dico distrutto, perché magari in qualche biblioteca romana o gerosolimitana c'è. Allora, che cosa hanno fatto lì non lo sappiamo, però nella Bibbia si parla altre tre volte di quel territorio lì. Si parla nel libro dei Re, nel libro del profeta Zefania e nel libro della Sapienza. E nel libro dei Re siamo a circa 1000 anni dall'evento, questo evento qui, epoca di Abramo, quindi va collocato tra il 2000 e il 1800 a.C. Nel libro dei Re si parla di 850 a.C., quindi sono passati 1000 anni sostanzialmente. Si dice che nel territorio di Sodoma e Gomorra l'acqua è ancora cattiva e il terreno è sterile. Cioè erano passati 1000 anni e ancora non bevevano quell'acqua e il terreno non produceva nulla. Nel libro del profeta Zefania, siamo nel 620 a.C., quindi sono passati 1200 anni, si dice che quella è terra di desolazione, terra di sale e terra di cardi, passati 1200 anni. Nel libro della Sapienza, scritto più o meno all'epoca di Cristo, poco prima, c'è scritto che nella valle del territorio di Sodoma e Gomorra gli alberi da frutto portano frutti che non giungono a maturazione. Quindi erano passati quasi 2000 anni e in quel terreno ancora non si poteva coltivare. Che cavolo ci hanno fatto per distruggere quelle città? Se volete vi leggo delle tavolette sumero accadiche, ma poi perdiamo tempo.
È troppo gustoso. Vi leggo le tavolette sumero accadiche delle pubblicazioni di Oxford, quindi non tradotte da alternativi. Parlano proprio di Sodoma e Gomorra. Allora, le tavolette si chiamano Epopea di Erra o Nergal, che è il nome di uno di questi qui. Nergal desiderò emulare Ninurta, altro nome di uno di questi qui. Seguendo la strada dei re, volò fino alla valle verdeggiante delle cinque città. Nella valle verdeggiante dove Nabu, altro nome di uno di questi qui, stava convertendo la gente, cioè stava facendo passare da un'alleanza militare ad un'altra. Volò fino alla valle verdeggiante delle cinque città. Nergal progettava di schiacciare Nabu, che stava convertendo la gente, progettava di schiacciarlo come un uccello in gabbia. Sulle cinque città, l'una dopo l'altra, inviò dai cieli un'arma del terrore. Distrusse le cinque città della valle che si tramutarono in desolazione. Furono sconvolte dal fuoco e tutto ciò che in esse aveva vita si trasformò in vapore. Se togliamo le cinque città e scriviamo Hiroshima e Nagasaki, non dobbiamo cambiare neanche una parola. E nelle altre battaglie che loro combattevano tra di loro prima di farsi furbi e far combattere i loro sottomessi, tavoletta K5001 delle pubblicazioni di Oxford, qui siamo nel territorio del Sinai. Ninurta partì alla volta del monte Mashu, Sinai. Nergal lo seguiva da presso. Ninurta controllava dai cieli il monte e la pianura posti al centro della quarta regione. Ninurta liberò la prima arma del terrore, recise con un lampo la cima del monte Mashu, in un solo istante fuse le viscere del monte, liberò la seconda arma sopra il luogo dei carri celesti. Di carri celesti, negli studi condotti da Luigi Moraldi sui testi di Qumran e sul codice ebraico di Enoch, ne sono descritti 23 tipi diversi di carri celesti. Liberò la seconda arma sopra il luogo dei carri celesti. Con la brillantezza di sette soli, le rocce della pianura vennero tramutate in una ferita stillante. La terra tremò, andò in frantumi. I cieli, dopo la brillantezza, si oscurarono. Di pietre bruciate era ricoperta la pianura dei carri. Di tutte le foreste che avevano circondato la pianura, solo il fusto degli alberi era rimasto in piedi. 4.000 anni fa. Prego. L'Antico Testamento parla solo di questi funzionari locali di cui avevi sì. I colleghi, non cita mai quelli che erano alla fila, Nergal, Ninurta, lo stesso Baruch? No, perché a loro interessava raccontare il rapporto tra loro e lui. Sì, ma sono tutti questi, diciamo che i figli, i primogeniti di Enki e Enlil, vengono citati in altre epopee, in altre tradizioni, ma non qui. Non nei libri che sono rimasti. Non nei libri. Esattamente, non nei libri che sono rimasti. Perché questo è un libro che un popolo ha scritto per se stesso e ha raccontato, poi cercando di trasformare lui nel Dio universale. Ok? Quindi degli altri proprio non si è mai occupato, salvo come i pezzi che ho raccontato prima, appunto degli scontri che lui aveva con i suoi colleghi Elohim che si contendevano i territori, sempre in quella piccola zona lì, perché lui oltre a quello non poteva andare. E adesso lui partecipa in qualche modo. Sì, partecipa perché...